Ciao a tutti, follettini e follettine, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi video tag, le 30 domande che nessuno oserebbe mai fare. Allora, prima domanda, dormi con le porte dell'armadio aperte o chiuse? Chiuse, naturalmente. Poi, numero 2, prendi gli shampoo e i saponi dagli hotel? No, non l'ho mai fatto sinceramente. Al massimo li uso lì, ma non l'ho mai presi da portare via. Numero 3, dormi dentro o fuori dalle lenzuola? Dentro le lenzuola, coperta fino in testa. Non riesco a dormire con la testa scoperta, anche d'estate purtroppo. Numero 4, hai mai rubato un cartello stradale? No, assolutamente no, perché dovrei farlo? Non ne vedo il motivo. Numero 5, ti piace usare post-it? No, non li uso quasi mai, devo dire, anche se mi servirebbero per avere in mente quello che devo fare il giorno dopo. Numero 6, hai mai tagliato i coupon per poi non usarli? No, assolutamente no, non ho mai avuto coupon, devo dire, quindi mai. Numero 7, preferiresti essere attaccato da un orso o uno sciame di api? Sinceramente da nessuno dei due, veramente, però boh. Numero 8, hai le lentiggini? Assolutamente no, mai avute. Numero 9, sorridi sempre nelle foto? Sì, ma così, a bocca chiusa, perché di qua mi manca un dente, di qua mi manca un dente, quindi se vedrebbe il buco, no. Numero 10, qual è il tuo più grande cruccio? Boh, non so, forse la solitudine, che mi sento sempre sola e sto sempre a pensare a quello. Numero 11, ti è mai capitato di contare i passi mentre cammini? No, mai fatto in vita mia. Numero 12, hai mai fatto la pipì nel bosco? Assolutamente non nel bosco, però una volta a Palermo, era sera tardi, stavo tornando col maritozzo a casa, mi scappava proprio la pipì e l'ho fatta dietro un albero. Oh, follettini e follettini, non ce la facevo più. Poi, numero 13, hai mai fatto la cacca nel bosco? Assolutamente no, e neanche dietro un albero, cacca no. 14, ti sei messa a ballare anche se non c'era musica? No, mai. Madonna, scusate, ma ho un po' di tossino, un po' di naso otturato. Poi, allora, numero 15, mastichi le penne matite? Prima lo facevo, adesso non più, ho perso il vizio, scusate. Non riesco neanche più a parlare oggi. Poi, numero 16, con quante persone hai dormito questa settimana? Solo col maritozzo con la panna. Numero 17, quanto è grande il tuo letto? E matrimoniale. Numero 18, qual è la canzone della settimana? Non ho una canzone specifica, sto ascoltando tutta la musica napoletana e neomelodica in generale. Poi, allora, 19, va bene se i ragazzi indossano il rosa? Ma che indossino quello che hanno voglia, se loro piace il rosa, perché no? Numero 20, guardi ancora i cartoni animati? Ogni tanto, non sempre. Numero 21, qual è il tuo film preferito? E Harry Potter, la saga di Harry Potter e poi Dirty Dancing e Il Signore degli Anelli, questi tre. Numero 22, dove nasconderesti un tesoro se ne avessi uno? Dentro una cassaforte, comprerei una di quelle cassaforti anche economiche, con la combinazione lo nasconderei lì e la cassaforte la incastrerei in un muro. 23, cosa bevi a cena? Acqua, io bevo sempre acqua, non posso bere nient'altro purtroppo con la mia dieta. 24, in cosa immergi i chicken nuggets? Allora, spero di averlo pronunciato bene, intanto io li immergo nella maionese. Mi piace la maionese oppure la salsa rosa. 25, qual è il tuo cibo preferito? Allora, il mio cibo preferito in assoluto è la lasagna e la pasta alla carbonara e pane e prosciutto. Sono le mie tre preferite. Poi, 26, che film guarderesti più e più volte? Dirty Dancing, e Il Signore degli Anelli ed Harry Potter sono quelli che guarderei perché sono i miei preferiti. 27, ultima persona che hai baciato o ti ha baciato? Il maritozzo con la panna.
Mi ha baciato e l'ho baciato. Numero 28. Sei mai stato un boy girl scout? No, assolutamente no, non l'ho mai fatto. 29. Poseresti mai nudo per una rivista? No, non poserei mai nuda per nessuna rivista, anche perché non tengo il fisico, follettini e follettine. Numero 30, ultima domanda. Quando è stata l'ultima volta che hai scritto una lettera a qualcuno? Una lettera cartacea? A nessuno. Una lettera al computer? L'ho scritta al mio papà virtuale, ma mesi e mesi fa ancora, su Messenger. Ma non era cartacea. Beh, che dire, follettini e follettine. Questo era il video. Se il video vi è piaciuto mettete tanti like, iscrivetevi al mio canale, condividete i miei video. Vi ricordo che vi lascio nell'info box tutti i link utili, fermo post, email, le mie magliette vendita, tu per fan, tutto quello che vi può servire. Io vi mando un grosso bacione e al prossimo video. Ciao!